Siamo qui riuniti per onorare il ricordo di Thane Krios. Thane ha segnato la vita di ognuno di noi in modo diverso. Per il consigliere era un eroe, per l'equipaggio della Normandy un fedele commilitone, per altri un padre devoto al figlio. Le tenebre in cui la vita lo aveva gettato non sono riuscite a corrompere il suo nobile spirito. Malato terminale, Thane è venuto a cercarmi nel bel mezzo della guerra perché sapeva quanto avessi bisogno di lui. Sapete tutti com'è andata a finire. Un assassino. Un killer professionista si è sacrificato per la galassia. E ora può riposare. Qualcuno vuole prendere la parola? Di Thane ricordo soprattutto la sicurezza. Un giorno mi disse che ricordava tutto, compreso ogni singolo sbaglio che aveva commesso. Per me sarebbe insopportabile. Lui invece ne aveva il pieno controllo. Sembrerà strano, ma ancora oggi fatico a considerarlo un assassino. In battaglia ci guardavamo le spalle. Lo sentivo al mio fianco. La sua ultima battaglia è stata cruciale. Ma ricordiamoci perché Thane aveva lasciato la Normandy. Per tenere il figlio lontano dal crimine. Simili imprese non passano mai inosservate. Lasciano il segno in chiunque ne venga al corrente. Ecco perché sono qui. Thane si prendeva molto sul serio, un tratto che non sempre ho apprezzato. In più occasioni cercavo di farlo sorridere. Ma ciò che interpretavo come scarso umorismo nascondeva un malessere. In lui era in atto una metamorfosi non comune negli organici. Al suo arrivo a bordo, io e Kelly sapevamo soltanto che avrebbe potuto ammazzarci tutti con una penna a sfera. Conoscendolo però, perdeva subito quell'aria da assassino senza scrupoli e ti faceva sentire importante. Goliath, se vuoi... Beh... Da piccolo, pensavo che mio padre avesse capito tutto. Diceva che bisogna essere leali con gli amici e letali con i nemici. Poi, quando mi impedì di fare del male, lo vidi cambiato. Diceva che nemici ed ego personale non erano importanti quanto gli affetti. Non volevo ascoltare. Ero smarrito. Gli diedi dell'ipocrita, lo offesi in tutti i modi, accusandolo di essersi rammollito. Ora so che mio padre aveva davvero capito tutto. Non c'è altro da dire. Se qualcuno vuole parlarne, sono qui. La gente inizia ad andarsene. Comandante, grazie per aver organizzato l'evento. Ne avremo tutti un bel ricordo. Io non riesco a metterla sul filosofico. Ho bisogno di tempo. Posso capire. Ora scusami, ma avrei bisogno di parlare con il consigliere. Ma riguardo a cosa? Dato che si sente in debito, vorrei segnalargli dei biologi Salarian che hanno bisogno di fondi. Credo siano gli unici in grado di sviluppare una cura definitiva per la sindrome di Kepral. Se il consigliere non si lascia convincere, conta pure su di me. Ti ringrazio, ma il consigliere Valern è notoriamente a favore della ricerca scientifica in tempo di guerra. Ho buone possibilità. Ah, dimenticavo. Sistemando le cose di mio padre, ho trovato dei videomessaggi che aveva cercato di inviarti. Li ho inoltrati al tuo indirizzo extranet. Spero non portino altra sofferenza. Alla prossima, comandante.
Shepard, devo la mia libertà unicamente a te. Lasciare la Normandy è stata la decisione giusta. Non è stato facile separarmi dall'equipaggio, ma l'alternativa sarebbe stata un severo interrogatorio dell'Alleanza. Spero che la vita non sia troppo dura con te. Per quanto mi riguarda, mi sono trasferito sulla cittadella, vicino a Koliath. Le mie condizioni lo turbano sempre più. Ti risparmio i dettagli. Un tempo terrorizzava anche me. Ma è nulla rispetto alle nostre vicende, oltre il portale di Omega. A ogni modo, spero che l'Alleanza ti dia ascolto. Restiamo in contatto. Shepard, se mi hai mandato un messaggio, io non l'ho ricevuto. Forse con la mia reputazione finisco dritto tra i destinatari bloccati. E dire che ultimamente non sono un pericolo per nessuno. Addirittura pago regolarmente le tasse, anche solo per dare l'esempio a Koliath. Lui sta meglio. Si isola molto e ha frequenti sbalzi d'umore, ma ha un lavoro onesto che lo tiene lontano dal crimine. Lo vedo convinto a cambiare vita. Questo gli è costato ben più che qualche amicizia. Vorrei tanto che mi scrivessi, Shepard. Non mi basta seguire le tue imprese sui notiziari. Ho usato un'identità fasulla per farti arrivare questo messaggio. Speriamo funzioni. Ho una buona e una cattiva notizia. Quella buona è che io e Koliath abbiamo visitato la Terra. Gli occhi si fissano immobili. Frinire che cessa all'improvviso. Scruto il terreno e scorgo due piccoli corpi avvinghiati. Scusa, come dicevo, abbiamo visto un magnifico tramonto in New Mexico e uno scorpione che divorava un grillo. Mancavi solo tu. La cattiva notizia? Beh, sono svenuto e ho battuto la testa. Koliath mi ha convinto a farmi ricoverare all'Huerta Memorial sulla cittadella. Sarà la mia nuova casa. Non voglio morire in ospedale, ma so di aver bisogno di cure. E Koliath, lui è tutto per me. Perciò devo fidarmi di lui. Addio, Shepard. Meglio dirtelo adesso, prima che sia troppo tardi.